Quali saranno le carte migliori da trovare nell'History Pack 1 di Flesh and Blood? Perché questi elementi rappresenteranno un valido alleato nelle battaglie che affronterete e per quali eroi potranno essere utilizzate? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Circa un mese fa, sulla mia mail personale, è arrivata posta da parte del sito TCG Player, dove un articolo di Zach Harewood Moosen ha illustrato quali carte rappresenterebbero quel pool di pregio se decideste di acquistare uno o più box dell'History Pack 1. Essendo questo set una cornucopia di espansioni riunite, si parla di più di 400 carte, 4,27 per l'esattezza, di certo individuare 5 soluzioni che più di altre avrebbero potuto fare la differenza non ha rappresentato un lavoro semplice. E così quando mi sono ritrovato ad aprire la mail, leggendola, il primo pensiero che mi è balenato in mente è stato: perché non crearci un video dedicato? Così ho iniziato immediatamente a buttare giù qualche idea per rendere pubblico il pensiero di Zach all'intera community di combattenti che popolano le affollate e sanguinarie arene di Raid. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano! Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo quali saranno, secondo Zach Harewood Moosen, le 5 carte che tutti vorrebbero trovare nel loro box dell'History Pack 1. Andiamo a dargli un'occhiata. Al quinto posto si piazza l'azione generica Tome of Heimdall. Il Tome è un'incredibile carta di controllo che vi consentirà di pescare 2 carte al solo costo di una singola risorsa. In più, se essa verrà giocata direttamente dall'arsenale, vi consentirà di guadagnare punti vita pari al numero di carte che avrete in mano. Unendo quindi tutti questi fattori, il suo costo ridotto, il potere di pescata, che in FAB rappresenta un vantaggio enorme, e la possibilità di guadagnare dei punti vita, renderanno questa carta versatile e molto preziosa per diversi mazzi, dato che, essendo una generica, essa potrà essere utilizzata praticamente da ogni singolo campione presente attualmente in gioco. Parterre per la carta Enlightened Strike. Come per il Tome, anche lo Strike risulterà un elemento molto versatile che vi permetterà di compiere diverse azioni in gioco. 3 per l'esattezza. Pescare una carta, aumentare il valore di attacco di 2 unità della stessa azione o semplicemente conferirgli Go Again. Essendo una generica e dato il suo effetto, potreste volerne più di una copia nel deck, anche questa carta potrebbe essere utile per qualsiasi eroe, ma il suo costo che si attesta intorno alla trentina di euro potrebbe far storcere quei nuovi combattenti che non hanno molta intenzione, almeno agli inizi, di spendere cifre discretamente alte per giocare. Fortunatamente, l'History Pack 1 verrà in aiuto a quest'ultima categoria, rendendo idealmente più semplice ottenere questa carta. Gradino più basso del podio per la più che nota Command & Conquer. Questa è una carta davvero devastante, per 2 semplici motivi. Non sarà possibile per il vostro avversario giocare reazioni di difesa in risposta a questa catena nella stessa chain link nella quale verrà giocata e se disgraziatamente l'attacco andrà a buon fine, colpendo almeno per un danno, chi vi giocherà contro vedrà raso al suolo il suo intero arsenale. Una carta altamente antisinergica e pericolosa per tutti quei ranger che dell'arsenale stesso ne fanno un punto di forza. Anche in questo caso, essendo una generica, ogni eroe potrà usufruirne a piacimento in più copie, spendendo una cifra che si attesta attorno alla 60ina di euro. Fortunatamente, con l'arrivo dell'History, il prezzo si è leggermente abbassato, attestandosi su cifre che si aggirano sulla 50ina. Un prezzo piuttosto onesto, considerando che la domanda per questa carta è sempre stata molto alta.
secondo posto per gli Storm Striders, i Leg per la classe del mago. Qui ci sarà da fare un passo verso il futuro. In che senso? Uprising, il prossimo set di Flesh and Blood, vedrà l'arrivo di Islander in Classic Constructed, e ciò significherà che l'History Pack 1 rappresenterà l'espansione perfetta per poter recuperare questo pezzo di armatura. Infatti gli Striders, pagando una singola risorsa e distruggendoli per innescarne l'effetto, vi permetteranno di giocare un'azione non attacco dalla mano come se fosse un istantaneo. Una cosa che la Dama del Ghiaccio ama fare, sferrando contro l'avversario le proprie magie a tema gelido. Se vorrete quindi giocare nei panni del mago, andare alla ricerca di questo elemento rappresenterà una priorità fondamentale, soprattutto se sarete orientati verso il competitivo ad alti livelli. Se invece sbustare non farà per voi, ma preferirete agire per vie traverse accorciando i tempi, potrete trovare questa carta in mercato ad un prezzo che andrà dal centinaio fino a raggiungere i 130-140 euro. Primo posto vede una delle carte più famose del gioco. Stiamo parlando della Fiendal Spring Tunic. Credo che, se dovessimo fare un paragone, Charizard sta a Pokémon, il Black Lotus sta a Magic, il Drago Bianco Occhi Blu sta a Yu-Gi-Oh! Come la tunica sta a Flesh and Blood. Pubblicata per la prima volta in Welcome to Wraith, il suo valore ha rappresentato per tutti i collezionisti più accaniti un must have da possedere a qualunque costo, fino a quando con la messa in vendita di Crucible of War e la conseguente ristampa di questa chest, il prezzo di quest'ultima si è attestato attorno ai 150 euro di media per le versioni Unlimited. Ebbene, se non vorrete versare in un solo colpo tutto il vostro plafond con su scritto soldi mensili da spendere per fab, con l'History il prezzo vedrà un leggero calo, si parla di 130 euro in media, che sì, è comunque una bella cifra, ma nulla a che fare con i prezzi delle prime edizioni che richiederanno un prestito bancario. Inoltre, essendo un pezzo di equipaggiamento generico ed avendo un effetto piuttosto interessante che vedrà l'accumulare di segnalini energia, i quali arrivati a 3 unità potranno essere utilizzati attraverso un effetto istantaneo per aggiungere una risorsa, per non tacere del valore aggiunto della barriera arcana, vedrà questa carta diventare un pezzo fondamentale che occuperà sicuramente uno degli slot tra gli 11 previsti dal regolamento. Per i veterani di FAB, ma soprattutto per chi si sta avvicinando al gioco in questi periodi, l'History Pack 1 rappresenterà una validissima soluzione per recuperare 2 anni di carte arretrate in una singola espansione. Questo set renderà notevolmente più accessibile il gioco ai novizi e ai curiosi che a partire dal 1 luglio potranno addirittura testare il gioco in italiano, grazie proprio all'arrivo del nostro pacchetto Storia 1. Mi auguro che il nome rimanga invariato, dato che pacchetto Storia 1 suona proprio male. E voi, siete d'accordo con la top 5 stilata da Zach Harewood Mussen? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.